Benvenuti su questo tutorial di utilizzo dei documenti condivisi del movimento Zeitgeist. Io sono Federico Pistone, il coordinatore nazionale. Andiamo a vedere nella pagina di attivismo, se cliccate qui, si apre questa bella pagina che abbiamo preparato dove spiega quali sono i gruppi di lavoro, con i vari contatti, chi sono i coordinatori, come si può partecipare, qual è il gruppo sul sito, la mailing list e se c'è anche il gruppo Facebook. Quindi se per esempio volete dire ok, io non so, posso aiutare con le traduzioni oppure con la correzione delle traduzioni che sono state fatte, basta contattare il coordinatore o coordinatrice di quel gruppo, iscrivervi alla mailing list, quello che preferite, e rimanere in contatto con quello per quanto riguarda i gruppi di lavoro. La cosa che vorrei mettere alla vostra attenzione, visto però è importantissima, l'archivio dei documenti pubblici del movimento Zeitgeist. Che cos'è? Abbiamo una struttura centralizzata che ci permette di condividere in tempo reale tutti quanti i documenti che servono per gli attivisti del movimento. Se voi cliccate qua, vi apre questa bella pagina dove ci sono queste cartelle su Google Docs chiamate documenti nazionali, gruppi cittadini, gruppo di lavoro. Dentro questi ci sono tutta una serie di documenti che possono servire per fare un tot di cose. Per esempio, qui nel GDL programmazione ci sono staff, progetti, elenco attività e un sacco di altre cose. Se voi volete modificare questi documenti o creare dei nuovi documenti, dovete avere un account Google e potete crearne uno o creandolo ex novo, oppure se non avete ancora un Google account. Cioè, se avete un Google account semplicemente fate login, se non avete un Google account potete crearne uno e per crearne uno potete o iniziare un nuovo indirizzo email con Gmail oppure potete utilizzare un'altra mail, per esempio se ce l'avete su Hotmail oppure su, non lo so, Interfree o Libero o qualcos'altro, basta dire ok, io utilizzo un'altra mail, scrivete la vostra mail e dopodiché riempite i campi. A quel punto, quando cliccate dentro questo link qua, che si trova dentro la pagina di attivismo, vi comparirà una cosa così, ci sarà questa visualizzazione qui di Google Docs dove ci sono documenti nazionali, gruppi cittadini, gruppi di lavoro. Se siete all'interno di un gruppo, che sia un gruppo di lavoro o un gruppo cittadino, è importantissimo che utilizzate questa struttura di cartelle condivise di file per scambiarvi le informazioni con gli altri attivisti, così che tutti quanti sanno quello che sta succedendo e qual è lo stato di avanzamento dei lavori. Per esempio, qui nella cartella gruppi cittadini, se vado dentro Milano, vedo che hanno progetti, template, organizzazione. Per esempio, dico chissà che progetti stanno facendo. Festival dell'informazione indipendente, vado qui e trovo il documento e posso andare a controllarmelo e fare tutte le mie belle operazioni. Allora, questa struttura qua permette a tutti quanti gli attivisti e curiosi, e insomma, tutte le persone che vogliono partecipare, di essere sempre aggiornati e aggiornate su quello che sta succedendo a livello nazionale nel movimento Zeitgeist. Come vedete dalla struttura, questo fa parte di una struttura ancora più grossa che è quella mondiale, perché tutto quanto il mondo da pochissimo tempo, adesso abbiamo lanciato questa iniziativa, la stiamo spargendo per tutti gli altri continenti e gli altri paesi, tutto il mondo utilizzerà questa struttura di Google Docs per la gestione dei documenti. Quindi, se avete vostro gruppo cittadino, io qua vorrei vedere tutta la lista dei nostri gruppi. Per esempio, i nostri gruppi ufficiali ci sono tantissime città, come vedete, alcuni hanno pochi partecipanti, altri invece ne hanno tanti, però Terni, Atella, Verbania, Firenze, Milano, Toscana, Varese, via dicendo, Cuneo, ecco, tutte queste qua, Bari, ce ne sono 128 a Bari, ecco. Queste città qui dovrebbero tutte quante avere una loro cartellina qui e dentro la cartellina avere i loro documenti condivisi. Per creare una nuova cartella, una nuova collezione, fate crea nuovo collezione e vi creerà una nuova cartella. Quando siete dentro a quella cartella lì o quella collezione lì, basta fare crea nuovo documento e qui potete creare un documento come se fosse un documento Word, un documento spreadsheet, un foglio di calcolo, una forma e via dicendo, potete fare un tot di cose. Ecco, quindi questa è una piccola introduzione alla struttura. Poi una volta che avete creato un file, potete scegliere il livello di visualizzazione e di condivisione con i vostri membri. Per esempio,
potete decidere che questo file è pubblico e che tutti quanti possono accedervi. Oppure potete decidere che questo file qui solamente alcune persone lo possono vedere, oppure che, vedete, se dite che è pubblico, tutti possono vederlo. Se cliccate anche questo, allora tutti possono vederlo e modificarlo. Se mettete privato, invece, dite solamente alcune persone che io scelgo a mano possono modificare questo documento o visualizzarlo. Quindi, a seconda delle impostazioni di priorità, scusate, di visibilità che mettete, potete decidere che alcuni documenti sono visibili da alcune persone e altri da altre persone. Per esempio, nella sezione documenti nazionali ci sono alcuni documenti di una certa importanza che potete andare a vedere, a controllare e che possono servire per l'attivismo in Italia. Ecco, qui vedete per esempio ci sono gli argomenti del podcast del movimento Zeitgeist, qui quando volete prenotarvi per un argomento da discutere nel prossimo podcast, basta cliccate qua e aggiungete i vostri dettagli. I report cittadini sono molto importanti, se avete una città e volete dare una piccola reportistica sul vostro stato avanzamento e quello che avete fatto, questo è il file, poi c'è la guida all'utilizzo di TeamSpeak, come si utilizza il sito di Zeitgeist Italia, incontri nazionali, i link per lo scaricamento con i vari mirror nel caso ci sia qualche link che non funziona, il bilancio del movimento, linee guida per le interviste e qui ci saranno tanti altri documenti che aggiungeremo col tempo. Questo qui di report cittadini, vedete ci sono alcune città che hanno aggiunto i loro dettagli e per ognuna di queste città aggiungono, diciamo, una reportistica degli incontri che hanno fatto e un piccolo riassunto di quello che è successo. Per esempio qua a Milano, riassunto, la data, numero di partecipanti, che argomenti hanno trattato, chi è che ha coordinato l'incontro e via dicendo. Ecco qui, come vedete, ci sono un po' di città e chiunque sia, insomma, chiunque voi siate potete andare a controllare cosa sta facendo tutte quante le città. Ecco, questa è un po' la struttura dei documenti. Vi ricordo di nuovo, si trova andando nella sezione attivismo. Quando andate nella sezione attivismo, cliccate qua e vi aprirà questa bella struttura dei documenti dove c'è tutto quello che noi abbiamo in condivisione ed è tutto trasparente e aperto al pubblico. Vi invito a utilizzare questo strumento e buon lavoro a tutti quanti.